L'applicazione dei costi standard in sanità rappresenta una sfida alta per una governance complessiva del Servizio Sanitario Nazionale e ci richiama al principio della responsabilità affinché si possa garantire la compatibilità finanziaria del nostro sistema sanitario e di welfare. È quanto sostiene la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, nel suo saluto di apertura dei lavori del laboratorio di benchmarking tra sistemi sanitari e regionali in corso a Villa Umbra di Perugia. Per la Presidente, il tema centrale che sarà di fronte a noi nell'immediato futuro sarà, dice, quello della compatibilità finanziaria della sanità pubblica italiana. Senza per questo però, ha aggiunto, intendere l'applicazione dei costi standard dal solo punto di vista finanziario e contabile. Non possiamo infatti prescindere dalla fondamentale missione del servizio sanitario e cioè, continua la Marini, rispondere alla domanda di salute da parte dei nostri cittadini. Le regioni italiane credono nella sfida dei costi standard, ma credono altrettanto fermamente della necessità di difendere il modello istituzionale di governo della sanità pubblica, ha detto la Presidente nel corso del suo intervento, e quindi l'autonomia dei modelli regionali che devono saper tenere conto delle specificità dei diversi territori e dei diversi bisogni di salute che da ogni territorio provengono, come ad esempio il tema dell'invecchiamento della popolazione, che non è lo stesso in tutto il paese, o dei servizi sul territorio che devono tener conto delle dimensioni di ogni singola realtà regionale, ha concluso.